I ransomware sono virus informatici che rendono inaccessibili i file dei computer infettati e chiedono il pagamento di un riscatto per ripristinarli. La loro diffusione è cresciuta tantissimo, raggiungendo nel 2020 il 67% di tutti gli attacchi informatici. In pratica, 2 attacchi su 3 oggi sono ransomware. Nel mondo, il paese più colpito sono gli Stati Uniti, con l'Italia che si posiziona al 4º posto, dopo Germania e Francia. Dietro al fenomeno del ransomware non ci sono semplici hacker, ma vere e proprie organizzazioni criminali. Negli ultimi anni si registrano sempre meno attacchi casuali e sempre più attacchi mirati, studiati con cura, spesso ai danni di aziende e istituzioni. Di conseguenza, sono aumentate in modo esponenziale le somme richieste per il riscatto. Nel 2021 si è toccato il record di 50 milioni di dollari chiesti a uno dei maggiori produttori mondiali di computer. Questo però non significa che utenti ordinari, cittadini o piccoli imprenditori siano fuori pericolo. I metodi di propagazione dei ransomware sono molto comuni. Il più diffuso, in oltre il 75% dei casi, è l'apertura di allegati infetti trasmessi da email di phishing. Altri mezzi di infezione sono invece il download di file da siti web compromessi o falle nella sicurezza dei sistemi operativi. La migliore protezione è sempre la prevenzione. È fondamentale aggiornare in modo costante sistemi operativi, applicazioni, browser e antivirus. Fare copie di sicurezza dei propri file, impostando backup regolari sul cloud o unità esterna. Non aprire mai gli allegati di mail sospette. Nel dubbio, chiedere sempre al mittente una conferma sull'autenticità del messaggio. Se si viene infettati, non pagare il riscatto. Meglio rivolgersi a un'azienda specializzata in sicurezza informatica o contattare la polizia postale.